grazie. La cosa preoccupante di quello che sta avvenendo è che siamo davanti semplicemente all'ennesima audizione dei ministri che ci raccontano quello che riportano dai vari incontri di Varsavia per la NATO e gli altri che hanno fatto in questi mesi, ma non c'è mai la volontà reale di avere una proattività in politica estera. Noi abbiamo chiesto come Movimento 5 Stelle di avere le comunicazioni del governo, quindi Renzi in aula, ma non per il piacere di vedere Renzi, ma per il piacere di presentare le nostre proposte al governo, perché in caso di comunicazioni si possono anche votare. Allora questo Parlamento deve riprendere la sua sovranità, deve far capire al governo che le sue ricette fallimentari ormai da tanti anni non possono più andare avanti ed è ora che prenda le ricette del Parlamento. Il Movimento 5 Stelle ha una mozione molto articolata che affronta tutti i problemi di politica estera e chiede che il Parlamento quindi in questo caso la Boldrini, la Presidente Boldrini e il Presidente Grasso, si impegnino a calendarizzare queste proposte al più presto, perché il terrorismo non va in vacanza, ciò dimostra anche oggi l'ennesimo attentato in Francia. È stucchevole pensare che si possa rinviare il dibattito a settembre perché non c'è spazio in calendario, quando probabilmente questo mercoledì il Parlamento chiuderà sia alla Camera che al Senato per i lavori e quindi giovedì e venerdì saremo tutti in vacanza. Credo che i cittadini italiani siano abbastanza stanchi di questo e lo dimostrino nella loro rabbia verso quello che vedono, e il Movimento 5 Stelle vuole portare l'attenzione del Parlamento sui temi di politica estera, ma trova un muro di fatto davanti ai presidenti che dicono non c'è spazio in calendario. Oggi qui stiamo semplicemente perdendo 3 ore di tempo perché ascoltiamo le posizioni ma non possiamo argomentare le nostre in modo efficace, abbiamo 5 minuti di intervento a gruppo politico e non si vota nulla soprattutto, quindi di fatto non si otterrà un bel niente di cambiamento reale, e intanto in tutta Europa continuano gli attacchi terroristici e soprattutto in Medio Oriente continua la destabilizzazione di paesi che sono poi anche all'origine degli attentati terroristici che stiamo vivendo.